È tornato il Sicily Fest e con lui il divertimento, la musica e la voglia di stare insieme, ma soprattutto i sapori della vera cucina siciliana. Protagonisti di questa edizione, oltre agli stand in cui possiamo trovare davvero di tutto, lo chef stellato Pietro D'Agostino e il nostro Enzo Olivieri insieme alla sua brigata. Dalla calda Sicilia siamo arrivati alla fredda Londra, portando con noi un piatto che riscalda il cuore, un piatto che racconta un pochettino le varie tradizioni, la cultura siciliana, perché come sapete la Sicilia ha avuto tutte le dominazioni, tutti i popoli sono passati e noi l'abbiamo racchiuso in un piatto che è uno sgombro che si chiama brezza marina, che raggruppa un pochettino di ingredienti dallo sgombro marinato con del miele, dei capperi, dello zenzero e del sale di Mozia, per cui raggruppa un pochettino quella che è l'influenza siciliana. Era ora che facevamo un po' di rincontrarci un'altra volta, di rivederci e di abbracciarci, poterci abbracciare, doverci salutare è la cosa stupenda. 2 anni di reclusione, io la chiamo, e finalmente siamo un'altra volta qui tutti insieme. La novità di quest'anno, abbiamo il Wine Experience, abbiamo il Cooking Show che facciamo, che vengono persone dall'Italia e di Manchester, di Glasgow, qui a fare Cooking Show per fare vedere, per assaggiare le pietanze italiane e in particolare siciliane. La Brexit ha un po' influito sull'organizzazione e anche soprattutto sui prodotti, perché comunque adesso è un po' più difficile poter portare i nostri prodotti dalla Sicilia soprattutto, però siamo riusciti comunque a poter organizzare come volevamo. I prodotti ci sono e possiamo far conoscere sempre di più il gusto della Sicilia. Basta mangiare un piatto come quello dello chef, chiudere gli occhi e uno si ritrova in Sicilia. Io ho avuto la fortuna di trovarmi a Brighton, diciamo, stare sempre sul mare. La richiesta dei prodotti sono paradossalmente simili ma anche talmente diversi, perché anche la disponibilità è anche essa diversa. Per esempio dalle nostre parti troviamo molto ad esempio sgombro, pesce come che ha portato anche oggi lo chef, pesce tagli diciamo diversi da quelli che usiamo ad operare noi al sud e specialmente in Sicilia. Però la mia esperienza qui mi ha fortificato molto, perché grazie al fatto di essere cresciuto lì con determinati sapori, aver conosciuto loro come sembrano i sapori col mare, posso dire di aver avuto un'esperienza che mi ha veramente aiutato. È agevolato sicuramente per il mio futuro e magari anche per il vostro, sperando di gradire i vostri palati al più presto possibile. Da non perdere anche la degustazione di vini. A Londra abbiamo portato i nostri blend e anche le nostre monovarietale, soprattutto Grillo d'Altura, Bianco d'Altura, quindi Catarratto e Grillo, quindi vitigni siciliani al 100%, vini di grande freschezza, grandissima, diciamo così, bevibilità e grandissima eleganza. Nascono in un territorio molto particolare, nascono nel centro della Sicilia, a 600 metri sul livello del mare, in un territorio caratterizzato da sbalzi termici giorno-notte molto alti, e quindi da lì vini molto fruttati, molto freschi, molto piacevoli. A questo abbiamo legato anche i vini da blend, quindi un Cabernet Nero d'Avola Syrah e anche un Grillo Catarratto Moscato, per il classico vino al calice, oggi molto gettonato, molto richiesto da giovani e anche meno giovani. La manifestazione ha visto ricevere il patrocinio, tra gli altri, anche di UK Confederation by Confassociazioni. Ai nostri microfoni, Stefano Potortè. Sì, siamo felicissimi di aver dato il patrocinio a questa iniziativa, che rappresenta il meglio della promozione del Made in Sicily qui a Londra. Siamo anche felici del fatto che già c'è un sacco di gente che è arrivata, grande energia, positività, quindi come UK Confederation by Confassociazioni ci teniamo a essere presenti dove c'è il Made in Italy, a dare una mano come possiamo, orgogliosi di essere italiani che vivono all'estero ormai da tanti anni. Location d'eccezione che ha visto tantissime fiere, compresa Bellavita, che verrà replicata quest'anno in una location ancora più grande, quindi location di eccezione di prestigio che ha sempre ospitato ottime manifestazioni, e devo dire che a giudicare dall'affluenza delle persone anche quest'anno il Sicily Fest, che ritorna dopo 2 anni, sarà un grandissimo successo. L'appuntamento quindi è con il Sicily Fest al Business Design Center di Angel. Entra in Completely, prenditi il tuo posto. Effettua gratuitamente l'onboarding della tua attività ed arriva direttamente al cuore dei tuoi clienti.
numerosi servizi ti attendono per aiutarti nel lavoro di tutti i giorni. Visita la sezione business di Completely e scopri un mondo creato su misura per te. Completely, 1000 soluzioni, un'unica applicazione.